Mancano 12 minuti a mezzogiorno, è il momento di addentrarci nel magico mondo del magazine di Masterchef. Vi ricordo in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Sky 1 HD e prima delle nuove puntate c'è sempre la replica del giorno prima. Quindi noi ieri sera che abbiamo visto ci siamo gustati per la prima volta Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo a lavorare a quattro mani. E che cosa hanno fatto, Valeria? Un fantastico risotto con crema di cime di rapa, vongole e provola. Adesso noi proviamo a darvi la ricetta, poi semmai la potete rivedere stasera per controllare che tutti i passaggi siano fatti. Che ci vuole per il risotto? Ovviamente del brodo di gallina, del burro, del parmigiano grattugiato, succo di limone, prosecco, cime di rapa, aglio, peperoncino, vongole, veraci, prezzemolo in gambi, attenzione, usano i gambi, dei limoni biologici, della mozzarella affumicata, della provola affumicata fresca, latte, panna, limone candito, olio, pepe, sale. E il riso, naturalmente. Ovviamente il riso Carnaroli, qua dicono. Okay. Allora, si tosta il riso e una volta ben caldo si sfuma con del prosecco e si lascia evaporare e poi si bagna pian piano con il brodo di gallina. Okay. A parte, si mette sul fuoco una pentola d'acqua aromatizzata con olio, aglio e peperoncino per sbianchire le cime di rapa. Perfetto. Poi si colano e si mettono in acqua e ghiaccio e si asciugano, così rimangono belle verdi. A parte, sempre in una casseruola si imbiondisce lo spicchio d'aglio con l'olio e si aggiungono i gambi di prezzemolo e le vongole lavate, ovviamente si aspetta che si aprano e poi si mette da parte la vongola pulita e si tiene anche l'acqua, si filtra l'acqua delle vongole. Ancora, in una casseruola si fa imbiondire l'aglio nell'olio, si aggiungono le cime di rapa, si frullano, una volta insaporite bene, si frullano e a tre quarti del risotto, della cottura del risotto, si aggiunge l'acqua di vongole facendo attenzione alla sapidità, ok? Ok. Invece il frullato di cime si mette da parte. In una boule si mette la mozzarella affumicata e un cucchiaio di acqua, si copre con la pellicola trasparente e si mette al microonde fino a ottenere la separazione del siero che risulterà affumicato. Okay. Attenzione ancora, un altro passaggio: si taglia la provola affumicata, si mette in un contenitore, si aggiunge il latte, la panna, si chiude bene il contenitore con la pellicola e si mette a bagnomaria in una pentola con acqua e si lascia intiepidire, così si fa la cremina. A cottura ultimata del risotto si aggiunge un abbondante cucchiaio di crema di cime di rapa, si manteca con burro, olio, parmigiano e succo di limone e poi, come tocco finale, se si vuole, si aggiunge il limone candito. Benissimo. Adesso componiamo il piatto. In una fondina, con l'ausilio di un copapasta, si forma un timballo di risotto. Sopra si adagiano le vongole, una quenelle di crema di cime di rapa e poi si toglie il timballo, si versa l'acqua di mozzarella affumicata intorno al risotto, guarnendo con le erbe aromatiche. Sei stata bravissima, bravissima. Io l'ho visto ieri tutto il procedimento, per cui seguendoti ho capito perfettamente. Sì. Ricordatevi, stasera su Sky 1 si può rivedere alle 19.20 c'è la puntata di ieri, alle 19.50 quella nuova.